with you. There's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Io sono Blaziken68 e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati finalmente su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ve lo dissi, vi feci la promessa che saremmo comunque tornati ed avremmo utilizzato come personaggio Gohan del futuro. In questo momento siamo in Mission 100, una serie di missioni che ci porteranno tipo a creare l'androide supremo, robe del genere, stronzate, non vi preoccupate. Comunque lo scopo di questo video sarà utilizzare Gohan del futuro e ci faremo accompagnare da Trunks del futuro. Quindi ragazzi, noi ci vediamo subito in missione. Ok ragazzi, eccoci quindi in missione e vediamo di utilizzare questo Gohan del futuro che ragazzi già a primo impatto sembra un personaggio della Madonna, cioè è velocissimo, è un qualcosa di eccezionale veramente. Allora, direi di provare subito le mosse. Oh, attenzione, partiamo subito con il Masenko. Ovviamente a vuoto, non fa niente, perché ci rifaremo sicuramente. Allora, dai, proviamo un altro Masenko. Solo che ci vuole troppa aura per caricare le mosse di Gohan del futuro, devo dirlo, ma molta molta aura. Allora, dai, spediamolo un pochino più in là, Jaozi, e vediamo di mandarlo a fondbagno. Attenzione Masenko! No, perché l'ha evitata. E ci becchiamo la Dodompa, ci ha trollato veramente qui Jaozi, attenzione. Allora, dai di un altro Masenko perché la mossa di impeto Gohan del futuro non ce l'ha, ve lo inizio già a dire. Ok, il prossimo sfidante sarà Krillin che parte subito così. Meno male che l'abbiamo evitato. Allora raga, io direi di fare... Vabbè, vi faccio vedere la mossa che c'ha. Quella là di impeto che non è la mossa di impeto, infatti è la super onda esplosiva. Vabbè, mossa che sicuramente non utilizzeremo mai noi, perché questo tipo di mosse non ci piacciono. Almeno a me non piacciono, non so a voi. Ci becchiamo qui la Kamehameha, dobbiamo stare molto molto attenti, perché questi sono davvero temibili. Non sono i personaggi comunque normali che conosciamo. Allora, aspettate un attimo, proviamo a fare la Suprema. Super Kamehameha con una mano, ragazzi, attenzione. E lo becchiamo, mamma mia, ci trasformiamo in Super Saiyan ora. Ecco qui ragazzi, Super Saiyan, dopo aver fatto la Super Kamehameha ad una mano. Vediamo di Gekiretsu Madan. Perfetto, non l'abbiamo beccato. Secondo me dovrei un pochino evitare di fare queste mosse da troppo lontano, Questo è un consiglio che mi do a me stesso, diciamo. Allora, dai, bravissimo Gohan, continuiamo così. Allora, ragazzi, guardate che mossa abbiamo qui, vediamo. Ecco, a qui ragazzi, il cannone dell'anima speciale. Peccato che non abbiamo beccato Krillin. Evitiamo la mossa, meno male. Allora, dai, dobbiamo fare un attacco supremo perché, raga, ci sta devastando, devo dirlo. No, attenzione, attenzione, evitiamo. L'abbiamo evitata. Gekiretsu Rambu, vediamo che mossa è. No, peccato che non l'abbiamo beccato, dai. Ok, dai, Gekiretsu Madan. Perfetto, l'abbiamo beccato e manca davvero poco che lo distruggiamo. Dai, un bel cannone dell'anima speciale. Peccato che non l'abbiamo beccato. Oh, attenzione, lo trolliamo. Lo trolliamo e lo buttiamo giù. Ok, allora, carichiamo un pochino di aura. Raga, devo beccarlo col cannone dell'anima speciale. Dai, ora. Cannone dell'anima speciale, perché non lo riusciamo a beccare? Oh, dai, bravissimo. Bravo, Gohan. Ottimo, dai, cannone dell'anima speciale, beccalo. No, perché? Raga, aspettate un attimo, perché prima di cannone dell'anima speciale e altro. Barriera malvagia. Ok, va bene. Oh no, ho fatto di nuovo barriera malvagia, raga, non ci posso credere. Ho sprecato praticamente due barre di vigore così, proprio ad cazzum. Allora, no, ci ha distrutto. Volevo fare la mossa suprema, vabbè. La vedremo sicuramente in un prossimo episodio, raga, ve lo dico. Ecco qui, siamo con Trunks e vediamo subito di devastare Yamcha perché ci ha fatto fuori Gohan del futuro. Allora, facciamo molta attenzione come sempre. Questi sono forti, non sono normali questi qui. Attacco bruciante. Dai che ci dobbiamo trasformare subito in Super Saiyan poi, Distruttore letale, perfetto. E ragazzi, vorrei fargli la mossa suprema qui con Trunks normale e poi passiamo
con Trunks Super Saiyan, eh? Quindi andiamogli vicino. Attenzione, guardate come scappa. Anche se, ecco qui, me la stavo chiamando. Anche lui c'ha la mossa suprema. L'abbiamo evitata. L'abbiamo evitata, proviamo noi. Fendente luminoso. L'abbiamo beccato, raga. Non me lo aspettavo sinceramente. Allora, dai, distruttore letale. Non lo becchiamo ovviamente. Andiamolo a distruggere un attimo. No, artiglio del lupo. Oh, l'abbiamo evitato, attenzione, l'abbiamo evitato. Ed ora dai, distruggiamolo, manca poco, eh. Manca poco e poi dovrebbe arrivare soltanto Tenzing. Allora, dai, distruttore letale. Subito. Non lo becchiamo, ovviamente Super Saiyan. E vediamo di farla finita almeno con Yamcha, con il Super Saiyan. Allora dai, ti sto devastando. Guarda qui, una serie di 15 colpi. Potevo anche continuare, eh? Ok, il prossimo sarà Tenzing, che ovviamente lo devastiamo. Però attenzione al cannone dell'aura, raga. Sta mossa ci becca sempre, incredibile. Allora, tempesta bruciante, perfetto. Partiamo subito benino. E dai, andiamo di attacco bruciante. Vediamo, perfetto, anche questa volta l'abbiamo beccato. E allora, ok, abbiamo distrutto tutta la casa al genio delle tartarughe. Non me ne può fregare di meno, sinceramente. Perfetto, no, perché non hai continuato la combo, Trunks? Vabbè, non fa niente. Attenzione al cannone dell'aura. Allora, dobbiamo fare la mossa suprema, che credo sia l'attacco a cupolo infuocato. Però non so sinceramente qui come si chiama, non me lo ricordo in realtà. Dai, proviamolo a fare. No, non ti far bloccare così, Trunks. No, cannone dell'aura, no! Mannaggia, mi becca sempre quella mossa. Dai, attacco spada splendente. Ecco qui. Ok, ragazzi, non è l'attacco al cupolo infuocato, ma è la mossa ancora più figa, cioè quella lì con cui Trunks distrugge in pratica Freezer. Ecco qui, l'abbiamo beccato di sicuro. Finiamo anche lo scontro in bellezza. Perfetto ragazzi, quindi questo primo episodio di questa prima missione ce lo siamo portati a casa. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere se volete qualche altro video su Budokai Tenkaichi 3. Nel prossimo video, se lo volete ovviamente. Non so se vi ho fatto sentire un piccolo rumore qui, comunque lasciamo perdere. Vedrò di portare di nuovo Gohan del futuro, perché voglio utilizzarlo ancora. Mi piace davvero tantissimo come personaggio. Devo solo un pochino imparare come utilizzarlo. Comunque fatemi sapere se volete che lo accompagniamo da qualche altro personaggio, tipo al posto di Trunks ci portiamo un Goku oppure un Goten, non so. Fatemi sapere. Quindi ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video.